Cari compagni di avventura, è uscito l'altro giorno un post su Twitter del buon Sandman che parla di una cosa che, insomma, potrebbe dar fastidio a molti, cioè il fatto che Oda cambi effettivamente idea in corso d'opera e che quindi modifichi alcuni eventi della narrazione per l'appunto passo passo, quindi di settimana in settimana. Ed è Oda stesso a dirlo, è Oda stesso a dichiarare cosa di alcune cose ha cambiato in corso d'opera, dicendo tra l'altro una frase che mi ha fatto molto sorridere, perché è estremamente vera. Cioè il fatto che nel momento in cui lui fa delle retcon, ha paura a palesarlo, ha paura a dirlo esplicitamente al fandom, perché poi sa che il fandom un po' si incavola, un po' ci rimane male. E di questo volevo parlare. Quindi elenchiamo velocemente quelli che sono i cambiamenti in corso d'opera, così sappiamo di cosa stiamo parlando. Ma poi voglio fare anche un discorso a tutto tondo proprio sul concetto di retcon, perché, come Oda stesso dice, il fandom lo vede molto negativamente, ma in realtà non va visto in maniera negativa, è solo una tecnica narrativa. Nulla di più, nulla di meno, è come dire colpo di scena, è come dire cliffhanger, non ha un'accezione negativa, è solo come uno la vede, è lì che sta la soggettività, in come noi vediamo quel cambiamento, ma è una tecnica narrativa. Posta alla mano del buon Sandman, vediamo che alcune cose le sapevamo, quindi sono solo raccolte, ma insomma, che nel corso dell'opera Bibi, per esempio, era stata introdotta come un villain e solo successivamente è diventata una principessa, quando praticamente i lettori nelle recensioni settimanali avevano detto essere un personaggio carino e interessante. Allora a quel punto gli editori insieme a Oda hanno detto: beh, se alla gente piace Bibi, facciamola personaggio principale, rendiamola un po' protagonista e l'hanno resa la principessa di Alabasta, cosa che prima non doveva essere. Per esempio, altro grande cambiamento in corso d'opera è Shanks che appare a Marineford, che pensate, un momento iconico, catartico, bellissimo, no? Che ha riempito le memorie dei fan e che penso sia uno dei momenti più alti di tutto One Piece, è stata una cosa pensata all'ultimo, buttata là, non era minimamente pensata all'inizio. Infatti, Shanks stava da tutt'altra parte con Kaido, quindi il fatto che arrivasse lì è stata una roba buttata all'ultimo e solo dopo ripreso e contestualizzato. Più o meno, perché in realtà si è creato attorno a un mistero su che potere pazzesco abbia per il teletrasporto e su quello, insomma, ne abbiamo anche parlato nel giro dei video, però tutte cose, no, che inserite in corso d'opera hanno reso dei momenti molto più belli, molto più interessanti. Pensate alla flotta dei sette, è stata una cosa pensata all'ultimo, non esistevano le supernove, anche quelle pensate letteralmente la settimana prima di disegnare il capitolo. Di punto in bianco l'editor gli ha detto: beh, inseriamo dei rivali pirati per Ruffy, se no che barba, che noia, che noia, che barba, pare che combatte solo con la marina. Ed ecco che le supernove sono nate in quel modo. Ribadisco, ha creato il concept delle supernove una settimana prima che il capitolo andasse in stampa, quindi altro che premeditato. L'idea, no, dell'autore che ha tutto in mente dal 96 è una fesseria, no? Non è vero. Lo dice Oda stesso, per quanto Oda stesso abbia anche, come lui stesso ammette, paura a dire, paura a rivelare, perché la figura dell'autore, soprattutto per quello che è il resto del mondo, quindi fuori dal Giappone, si è molto divinizzata, perché si è molto lontani da quello che è il modo produttivo del Giappone, si è molto lontani dal mondo di fruire dei manga giapponese. Quindi un lettore occidentale, un lettore non giapponese, non comprende la genialità delle retcon di Oda, che sono veramente super efficaci, nel senso proprio che funzionano per la fruizione dell'opera. Ribadisco, sono quasi tutti momenti iconici, cioè la maggior parte dei momenti iconici dell'opera One Piece sono delle retcon. E già qui uno dovrebbe dire, bah, forse le retcon non sono così negative. A questo punto, per quanto ribadisco, si faccia sempre una propaganda molto molto negativa del concetto di retcon, che ripeto di nuovo, è solo una tecnica narrativa, non è nulla di più e nulla di meno, e che anzi è obbligatorio da utilizzare quando un'opera dura tanto, perché è impossibile, proprio per la natura stessa di una storia lunga, che l'autore avesse tutto in mente dal 96 a oggi, ecco. Per dire, una delle cose più importanti della trama di One Piece è il fatto che Ace fosse figlio di Roger. Sapete, no? Roger che vuole il figlio con la doppia D, predestinato, bla bla, tutta quella roba là è una retcon. Quando Oda ha disegnato Ace nel manga, nella testa dell'autore, Ace non doveva essere figlio di Roger. Per questo aveva un altro cognome. Per questo poi ha dovuto inserire, no, quella roba del gli ha cambiato il cognome per la fama, bla bla bla, per paura. Tutte quelle robe lì sono retcon. Non c'erano, non erano presenti nel plot originale, sono cose modificate di settimana in settimana. Parlando sempre di supernove, quando si è deciso di inserire questi personaggi, Oda ha anche deciso che
sempre in quel momento, metà di questi personaggi li avrebbe tolti dalla narrazione, semplicemente perché facendo arrivare il nuovo mondo li avrebbero prese e si sarebbero arresi. Questo perché voleva far vedere come Luffy, invece in quanto capitano, in quanto insomma regno della volontà ferrea, avrebbe continuato a dare il 100% nel suo viaggio, un po' come Kid, che li ha prese da chiunque nel nuovo mondo, ma ha continuato imperterrito ad affrontare a viso aperto gli imperatori finché non è riuscito a sconfiggere Big Mom. Ecco, ci deve essere un po' questa cosa anche per Luffy nei confronti degli altri che avrebbero mollato, però idee cambiate in corso d'opera, alla fine nessuna supernova ha mollato il colpo, hanno tutti continuato il viaggio anche dopo il stato temporale, però ribadisco, questa cosa qui l'ha decisa in corso d'opera, quindi il fatto che inizialmente vedevamo, no, tutte le supernove che entravano nel nuovo mondo e le buscavano, era per farci capire che avrebbero mollato, per dare un contesto al fatto che si sarebbero ritirati dalla vita della pirateria. Ma le cose alla fine sono cambiate e non sono più andate in quel modo. E secondo me anche meglio, perché boh, erano personaggi belli, iconici, divertenti, non capisco perché toglierli dalla narrazione facendoli diventare dei civili. Però insomma, è un cambiamento in corso d'opera, vuol dire che quella roba è cambiata nel corso del nuovo mondo. Prima non era così. Per dire anche, la forma dell'isola di Drum, con la roccia che doveva ricordare un pochettino l'albero di un ciliegio, anche quello dal punto di vista del design, è stato retconnato e cambiato in corso d'opera, perché poi si è costruito tutto un discorso, anche lì di settimana in settimana, sul ciliegio in fiore, su Ilk, bla bla bla, e quindi l'isola ha cambiato forma per ricordare il discorso del ciliegio, ma inizialmente non era neanche così il design, cioè proprio è tutto che cambia di settimana in settimana. Valeva prima del salto temporale, vale dopo il salto temporale, come per l'appunto stiamo vedendo. Ma il discorso è proprio lì, è qui che voglio battere il chiodo, come si suol dire, cioè cercare di trasmettervi il fatto che la retcon non è una cosa negativa, per quanto la community la viva negativamente, al punto tale che quando uno intervista Oda e gli chiede discorsi sulle retcon, Oda si chiude a riccio, non vuole esplicitare niente perché ha paura poi del giudizio negativo del fandom, come se si scoprisse, no, che questa cosa nel 96 non era stata pensata, allora Oda come autore vale meno. E porca vacca, no! In realtà, secondo me, è tutto il contrario. La grandezza di Oda sta anche nel riuscire a gestire una storia per 27 anni e mezzo, riuscendo, sì, chiaramente con delle retcon che non sono altro che retroactive continuity, sono delle sistemazioni alla continuity, cioè a quella che era la storia d'insieme prima, si modificano pezzettini per pezzettini, si modifica di volta in volta anche sulla base di quello che gli va di raccontare, perché Oda è un essere umano e potrebbe aver voluto raccontare una cosa prima e non averla più voluta raccontare poi. Vedasi il flashback di Zoro, quindi nel momento A della timeline della produzione di One Piece, Oda scrive e dice in un'intervista: sì, Wano sarà la saga di Zoro, vedremo roba sui suoi parenti, perché lo ha scritto questa cosa e lo ha detto in un'intervista, e poi in un'altra intervista, in un'altra SBS, ci dice: ma sapete cosa? Non c'ho più voglia di parlare del flashback di Zoro, dei parenti di Zoro, e quindi facciamo che ve lo do qua e pace all'anima del fandom. Le cose cambiano in corso d'opera, e non sempre in maniera negativa. Il fatto di vederlo negativamente o positivamente dipende semplicemente da noi e dai nostri gusti. Questo per un po' mettere i paletti sulle i, chiarire la faccenda. Perché è un argomento che sto notando spesso dibattuto, soprattutto quando facciamo le live, quindi insomma, dai, facciamo un video pur parlé, però insomma, mettiamo carne al fuoco, e ho approfittato di questo post di Sandman per dire: dai, è giunto il momento per parlare di retcon. Pazzesco. A questo punto io mi rivolgo a voi con una banalissima domanda, però sarà il perno, secondo me, della discussione nello spazio commenti. Per voi, un autore è bravo quando riesce a usare le retcon mascherandole senza farci notare che ha cambiato le cose in corso d'opera, o è meglio un autore che magari fa durare meno la storia ma che è tutta scritta e pensata dall'inizio alla fine senza modificare niente in corso d'opera? Cioè tipo l'eterna lotta tra Fullmetal Alchemist e One Piece, questa cosa qua. Fatemi sapere la vostra, sono super 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 curioso di sapere cosa ne pensate, anche perché insomma penso che sarete solo fan di One Piece in chat a commentare, per cui vediamo, sono curioso. Mi sa che poi faremo anche un sondaggello su Instagram, perché merita la domanda. Però tant'è, fatemi sapere come sempre, fate i bravi, mangiate le verdure. Vi ricordo che tutta la baracca qui è sostenuta tramite un abbonamento di community su Patreon, che tramite appunto questo abbonamento voi ci sostenete economicamente tutti i mesi e in cambio avete dei vantaggi, dei privilegi, dei plus. Tutto qua, fate i bravi, mangiate le verdure e ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale o alla prossima live. Bella a tutti!